ragazzi, bentrovati allo Shibuya Caffè. Ciao Chris. Ciao Luca. Oggi siamo qua per un'altra top un po' più particolare. Esatto, avete visto le serie più vendute in Giappone nel 2022, oggi andiamo a vedere i volumi singoli più venduti in Giappone nel 2022. Ci saranno delle sorprese, ci sarà sicuramente molta meno variabilità che nelle serie, ma è una top molto curiosa da andare a vedere. Esatto, quindi partiamo subito dalla 20ª posizione. Troviamo Kaiju Number 8 nel suo volume numero 1, che ha venduto 834.000 copie nel solo Giappone. Al numero 19 abbiamo My Hero Academia numero 33, 868.000 copie vendute. Al numero 18 Spy Family volume numero 6, 904.000 copie vendute. Al numero 17 abbiamo Spy Family numero 5, 910.000 copie vendute. Indovinate un po' chi abbiamo alla posizione numero 16? Spy Family volume numero 4, 918.000 copie vendute. Al numero 15 Spy Family numero 7, 921.000 copie. Cambiamo posizione numero 14, Tokyo Revengers volume numero 28, 932.000. E numero 13, Tokyo Revengers numero 27, 1.024.000 copie. Chi troveremo mai la posizione numero 12? Troviamo Tokyo Revengers volume numero 26 con 1.102.000 copie vendute. Alla posizione numero 11, Tokyo Revengers numero 25, Luca, 1.204.000 copie. Arriviamo alla posizione numero 10, una conoscenza di qualche posizione fa, Spy Family volume numero 8, 1.230.000 copie. Alla numero 9 abbiamo Spy Family volume 10, 1.367.000 copie. Alla numero 8 Jujutsu Kaisen volume numero 20 con 1.500.000 di copie vendute. Alla 7 cambiamo un po', nuovo manga, One Piece numero 104, 1.609.000 copie. Indovinate Spy Family numero 9, la posizione numero 6, con 1.798.000 copie vendute. Alla numero 5, Jujutsu Kaisen volume numero 19, 1.839.000 copie. Adesso parte una tripletta con invece una posizione numero 1 diversa. Posizione numero 4 One Piece, numero 102, 1.946.000. Alla posizione numero 3 One Piece numero 103, 1.976.000 copie. One Piece numero 101, la posizione numero 2 con poco più di 2 milioni di copie vendute, 2.007.000. Alla posizione numero 1 invece abbiamo Jujutsu Kaisen volume numero 18, 2.110.000 copie vendute. Come vedete, i singoli volumi venduti nel 22 sono molto limitati a poche serie, ma nell'intero delle serie lunghe, come avete visto, le sorprese nell'altro video non sono mancate, con una posizione numero 6 molto particolare dell'altro video. Andatelo a vedere. Esatto, con questa top vi auguriamo sicuramente un fine anno piacevole, un inizio anno con tante serie nuove da iniziare. Un grande abbraccio da Luca. Un grande abbraccio da Chris. E un ciao dallo Shibuya Caffè. Alla prossima.